Amici 17, Riccardo Marcuzzo e l'insulto ai neoallievi online, il post. In data 31 marzo 2018, è stata trasmessa la nuova puntata di Amici di Cancelletto Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ha visto la formazione ufficiale della compagine di allievi che farà da protagonista alla fase serale del celebre format di Maria De Filippi. Riccardo contro chi piange, dopo l'accesso al serale, le dure parole del cantante e gli Eagles della nuova puntata di Amici lo scorso sabato, 31 marzo 2018, è andato in onda il nuovo appuntamento televisivo di Amici di Maria De Filippi, il talent show targato Mediaset, il cui serale può dirsi alle porte. La nuova puntata ufficiale di Cancelletto Amici 17 ha visto la presentatrice Rita Dalla Chiesa ricordare, dinanzi al pubblico di Canale 5, il suo ex marito nonché uno dei personaggi televisivi più celebri al grande pubblico italiano, Fabrizio Frizzi, il quale nella notte tra il 25 e il 26 marzo è venuto a mancare. Il conduttore dal sorriso gentile lascia la moglie Carlotta Mantovan, conosciuta a Miss Italia 2001, e la figlia di 5 anni, Stella. Durante la nuova puntata di Amici 17, la commissione del talent show di Maria De Filippi ha decretato tramite votazioni i nomi degli allievi che figureranno nella fase serale del format. Una volta formatesi le squadre del serale, blu e bianca, quattro allievi della scuola più spiata d'Italia sono apparsi visibilmente provati, per la scelta della produzione di Amici di dividere le due coppie più chiacchierate del momento, la prima coppia formata da Emma e Biondo, la seconda formata da Loren e Daniele. Vergogna. Tutte le ragazze e tutti i ragazzi presi per il serale che piangevano, perché non erano in squadra con il proprio amico o fidanzato. Pensate a chi non ce l'ha fatta e non ce la farà mai. E pensate a farvi il ci per emergere. Siete lì per ballare e cantare, testi di C. Queste ultime sono le dichiarazioni dal contenuto censurato, rilasciate per iscritto online, dal vincitore della sezione Canto di Amici 16, Cancelletto Riccardo Marcuzzo, il quale si è pesantemente scagliato contro gli allievi che si sono mostrati intolleranti a quanto è stato stabilito dal format, circa la formazione delle due squadre di Amici 17. Il summenzionato e scottante messaggio, lanciato online dal bel Ricky, è stato cancellato dallo stesso cantante di Polaroid. Tra pochi giorni, partirà la fase serale del programma di Maria De Filippi. Per ricevere le principali news di TV e gossip, basta continuare a seguirci sul portale web ufficiale di Blasting News Italia.